Ciao amici, nell'episodio precedente abbiamo caricato la nostra macchina in un container e l'abbiamo spedita da Panama alla Colombia e ora noi voliamo a Bogotà. Bogotà, Sud America. Aiuto. Adesso vediamo cosa succede. Qua si vive la giornata. No, stasera un hotel ce l'abbiamo. Sì. Almeno sappiamo dove andare a dormire. Aspettami. Perché sennò non ci facevano partire se non avevamo un punto d'appoggio. Vedremo com'è, se è tragico. Tragico come quello panamese. Usciti dall'aeroporto di Bogotà. Fa caldo, ma è un caldo bello, quelli che non sudi, fantastica, questo è il nostro clima. Casino dei taxi, abbiamo chiamato Uber, non abbiamo ben capito il prezzo, qua è variabile, però vediamo cosa succede. E aspettiamo per andare nel nostro nuovo hotel. Abbiamo preso Uber, giallo, piccolino. Siamo entrati nella nostra nuova abitazione. L'impressione è ottima. Quella precedente non ve l'abbiamo fatta vedere perché è una schifezza totale. E questa è la nostra casetta di Bogotà, che sembra bella e pulita. Cioè abbiamo il tavolino. No dai, no è pulita. Questo letto non ci facciamo niente, però salottino. Qui c'è la cucina con il frigo, cioè sembra pulita, decente, c'è una spugna, cioè abbiamo anche il microonde, secondo me c'è tutto qui, e di qua il letto, grande, gigantesco, il bagno? Ci sono anch'io, purtroppo. No, dai, il bagno è decente. Sì, rispetto al Tugurio dove eravamo a Panama, perché veramente è stato, penso, uno dei peggiori hotel Airbnb della nostra vita. C'è tutto, shampoo. C'è shampoo, perfetto. Quindi, posso togliere il mio zaino, adesso siamo entrati, ci sistemiamo, vediamo di mangiare qualcosa che abbiamo saltato, bello però. Siamo in centro a Bogotà, Plaza Bolivar, perché adesso aspettiamo la nostra guida per il giro turistico free tour, ormai ci siamo abbonati con la guida. Sigan, bienvenidos. Hola. Che è questo? Il carrito, sì! Sì! È bonito il carrito! La canna da zucchero! Queste sono delle robe fritte, dei pani fritti. Il platano, amore! Non ti mancava un po' il platano? Cimba? Qui nella via centrale ci sono dei banchetti stupendi con dei braccialetti, delle collane di perline. Io le comprerei tutte. Alcune non sono proprio mettibili, ma questi, guardate che belli. E tutti gli orecchini. Fatti a pappagallo. Le inferriate dorate di questi locali, e guardate il localino. Thank you.
la nostra guida. Por acá, Lupo, por favor. Hay una familia muy grande que se llama las pasifloras. Las pasifloras, esta es una de las más conocidas, de hecho es la más conocida. No sé si pronto la hayan visto alguna vez, maracuyá. Questo frutto qua l'hanno preparato ed è qua dentro e adesso lo assaggio. È molliccio. No, non è molliccio, è molliccio. È più buono l'altro. Questo è un po' acidulo. Sa un po' boh, un po' acidulino. L'altro mi piaceva di più. Il mangostino. C'è una vista sulla città. Tocchiamoci il naso. Comida tipica colombiana, zuppa ajaco, che è una roba strana, e poi deve arrivare delle pagnotte di formaggio, adesso vediamo. Quelle sono le frittelle di formaggio e la zuppa è buona, ha il pollo. E poi una zuppa di patate, verdure verdi, tipo una zuppa di montagna. Buona. Abbiamo preso due piatti ma siamo pienissimi. Io ho finito il mais della zuppa e adesso sto cercando di mangiare questo frittino col formaggio dentro di patate, ma è un macigno, peserà 3 etti. Questo cosino qua buono, ma esagerato. Visitiamo il Museo dell'Oro. Siamo entrati di domenica ed è gratuito, ma altrimenti costa comunque 1,50 euro, forse anche meno, quindi abbordabilissimo. Questa cartina fa vedere le miniere di oro, argento e bronzo nel Sud America. Questo museo racconta la storia dell'oro nel periodo preispanico. Mentre aspettavamo la macchina nel nostro girovagare per Bogotà, abbiamo visitato il Museo della Moneta, il Museo di Botero e il Museo dell'Oro. Botero, infatti, è un artista colombiano che è nato a Medellin nel 1932 ed è morto lo scorso anno a Monaco. Ha donato tantissime sue opere d'arte, sia sculture che quadri, alla città di Bogotà, che ha realizzato questo museo con ingresso gratuito. Va bene? Cioè, per un caffè è una cosa lunga. Bisogna sceglierlo prima il caffè. Questo cafecito recién molido. Wow. Metodo di preparazione con la prensa francese. Thank you.
quindi adesso dobbiamo aspettare 4 minuti. Per prendere il caffè qua bisogna avere tempo, calma, tranquillità, non pressa. Adesso speriamo che sia buono. Funzionante. Sì, funzionante ma... Colombia è famosa per gli smeraldi, adesso andiamo a vedere se si possono fare le foto a qualche smeraldino bello. Questo posto è gigantesco, ma abbiamo capito che non vogliono tanto che si fotografi da vicino o si riprenda, quindi riprendiamo noi. Comunque abbiamo chiesto un prezzo e ci hanno sparato $20,000 per un smeraldino. Sinceramente mi sta un po' tanto, però sarà. Siamo da qualche giorno qui fermi a Bogotà e ci staremo ancora perché stiamo aspettando la nostra macchina. E quello che volevo farvi vedere è questa viuzza, anzi via principale, la Carrera 11, con queste bellissime casette. Avevo perso Matteo, era nascosto dietro l'albero. Volevo rovinare le immagini. Stupidotto. Sì, sono molto molto indiscio. La temperatura è simile a quella di Londra, sì. Non abbiamo la giacca, siamo con la tuta, ma fa freddino, vi assicuro. Bogotà qui è a 2600 metri sul livello del mare e non fa caldo. E stiamo andando verso la zona, quella di lusso, che è chiamata zona T, zona rosa. Sono un paio di chilometri, la strada sembra ben frequentata, comunque frequentata da persone normali, quindi possiamo camminare, perché qua purtroppo la città, un po' come tutte queste grandi città, hanno orari, un quartiere molto bello. Noi alloggiamo al Chapinero e poi passi un isolato e c'è davvero paura a camminare perché ci sono tantissimi senza tetto e non ci sentiamo sicuri. Invece qua sembrerebbe, crociamo le dita, tutto tranquillo. E siamo arrivati nella zona quella lussuosa, siamo al centro commerciale andino, così per farci un giro, e direi che qua c'è di tutto. Non so se notate, maglietta nuova, zona rosa di Bogotà. E qui pensate che c'è anche una zona pedonale, sempre piena di locali e negozi. Allora, io non ho saputo resistere a questi panzerotti qua e ho deciso di assaggiarne uno, che è questo. Buono, c'è formaggio dentro. Penso che abbia solo formaggio questo. Bello, buono,